Salute a te, mio signore. Oh, chi spacchio? Cioè, volevo dire, chi sei tu che ti presenti al mio cospetto? Sono Canter, il cavaliere canterino della contea, cantiniere dei conti nella contrada. Sì, salute a te, cavaliere. Quale ragione ti porta a errare in questi luoghi? Vi porto in dono il magico bastone della luce e in cambio chiedo solo un po' d'ospitalità. Ah, bene, 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 bene. Sì. Certo, benvenuto nella mia fortezza. Qui troverai una stalla per il tuo cavallo e un letto, una latrina, anche un bagno caldo. Il mio stalliere si preoccuperà... Oh, ma che sto coso non si accende? C'ha batteria scarica? C'è l'interruttore per accendere il cristallo dietro il LED, prova. Se no c'è una 2032 da qualche parte. Ah no, funziona, ok, grazie. Dunque, dicevo, il mio stalliere si prenderà cura di te. Grazie, cavaliere saluniere dei baroni del panino. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, e quello che avete visto prima della sigla non è mai esistì... No, ho preso il bastone sbagliato, ho scordato quello magico in ufficio! Vabbè, allora, stendiamo un velo pietoso, anzi un telo, anzi proprio una coperta d'emergenza su quella scenetta, perché aveva a che fare con il fantasy, e il vlog di oggi ha a che fare con il fantasy. Oggi voglio fare una cosa un po' diversa dal solito. Di solito cerco di presentare un canale YouTube e di parlare di un argomento. Oggi principalmente voglio presentarvi un canale YouTube e parlarvi di un progetto fatto da questo canale YouTube. Questo progetto ha a che fare con il fantasy. Comunque sì, farò successivamente un vlog in cui parlo del fantasy nell'ambito dei libri, dei romanzi fantasy, e un vlog in cui parlerò del fantasy nell'ambito del cinema, della filmografia. Per il momento vi voglio parlare del canale Too Little Mice, che comincio subito col dire che l'ho trovato linkato sul doobly-doo e sulla scheda, e per piacere andate e iscrivetevi al loro canale, perché sono bravissimi e hanno numeri vergognosissimamente bassi. Il loro progetto si chiama Anime e Sangue, la strada per casa. Si tratta di una webserie di tipo urban fantasy. Ora, Anime e Sangue è il nome di un gioco di ruolo. Un gioco di ruolo realizzato in Italia, ideato da Matteo Curte Cortini e distribuito dalla Raven Distribution. Comunque lascerò informazioni anche sul gioco di ruolo, sul doobly-doo. E basandosi su questo gioco di ruolo hanno sviluppato questa webserie, appunto un urban fantasy, quindi un fantasy ambientato ai giorni nostri, in cui c'è la magia, in cui ci sono queste anime che entrano in corpi di persone normali e quello che vogliono fare è ritrovare la strada per tornare nei loro mondi di origini. Queste anime vengono dai mondi più disparati, non vengono solo dal nostro mondo, perché pensate che addirittura una delle anime è l'anima di Peter Pan, un'altra viene da un altro romanzo e film molto noto, ma non voglio spoilerare nulla. Il principio è questo. Questi ragazzi hanno realizzato le prime due puntate di questa webserie, anzi, cominciamo subito a parlare della prima puntata, Anime e Sangue, la strada per casa, capitolo primo, altrove, che trovate linkata sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e dategli un'occhiata, dura circa 20 minuti, le puntate si suppone che dovrebbero durare circa 20 minuti l'una, 22 minuti l'una. Adesso ci sono le prime due puntate. In totale questa webserie dovrebbe essere composta di 5 puntate. Per realizzare le tre puntate successive, i ragazzi hanno messo in moto una campagna di crowdfunding che si è chiusa pochi giorni fa, con un successo veramente insperato. È una campagna per raccogliere 14.000 euro, che sono veramente, per una produzione del genere, nulla. Se voi considerate che stiamo parlando di una produzione che 5 puntate da 20-25 minuti l'una fanno come se fosse un film di un'ora e mezza, e già hanno realizzato 40 minuti di girato a budget zero. E non è tanto dire
Sì, hanno realizzato 40 minuti di girato a budget zero. Hanno realizzato qualcosa di allucinante, di spettacolare, di bellissimo, di... Io sono rimasto solo a guardare la prima puntata, completamente senza parole. Per questo vi dico, andate a guardare già la prima puntata, non vi spoilerò la trama, non vi dico nulla, vi dico solo, appunto, è un urban fantasy ambientato ai giorni nostri, ci sono queste anime che si trovano nel nostro mondo e vogliono, appunto, trovare la strada per casa, tornare nei loro mondi, ma devono fare qualcosa per tornare nei loro mondi di appartenenza. E andiamo avanti, perché vi segnalo anche la seconda puntata, Anime e sangue, la strada per casa, capitolo secondo, Arena. Sempre lo trovate linkato sul doobly-doo, sempre lo trovate sulla scheda. Un'altra puntata, sempre di una ventina di minuti. Queste prime due puntate sono state realizzate con budget zero, praticamente budget zero. E guardate a che livello sono queste due puntate. Successivamente questi ragazzi hanno lanciato una campagna di crowdfunding, come dicevo poco fa. Negli ultimi giorni, negli ultimi, credo, 5-6 giorni, forse l'ultima settimana, forse anche meno, prima della scadenza della campagna, io sono venuto a conoscenza del progetto grazie a una live di Victor Laszlo 88, e questa live mi ha fatto conoscere il progetto che proprio ignoravo, che è un progetto bellissimo, appunto ho dato un'occhiata alle prime due puntate, sono rimasto senza parole, e comunque ripeto, 14.000 euro per realizzare le successive tre puntate. Quando con un budget zero sono arrivati a realizzare due puntate spettacolari, chissà che cosa verrà fuori, adesso siamo tutti quanti noi che l'abbiamo sostenuto a chiedercelo, chissà che cosa verrà fuori adesso che hanno ottenuto i fondi per girare le ulteriori tre puntate. Sicuramente qualcosa di bellissimo! Ora, noi sappiamo che il fantasy, soprattutto il fantasy italiano, non ha grandissimi autori. Veramente gli autori di fantasy italiano, che siano romanzi, che siano film, che sia materiale cinematografico, eccetera, di piena base italiana, li contiamo letteralmente sulla punta delle dita. Pensate che la cosa interessante di questo prodotto è, appunto, che è un prodotto interamente concepito e girato e sviluppato in Italia, ed è un fattore molto raro. Uno degli ultimi prodotti fantasy italiani, parliamo del cinema, è stato Il racconto dei racconti. Lo urban fantasy, se ci pensiamo, il più grosso esempio di urban fantasy che abbiamo nell'epoca moderna attualmente è la saga di Harry Potter, che è ambientata nei giorni nostri, in questo mondo. E quindi lo urban fantasy dà sicuramente maggior spazio di manovra, permette di sviluppare meglio la fantasia, e secondo me questo progetto di urban fantasy, questo progetto di webserie, anche se forse si può dire che la webserie non è un prodotto che in questo momento vada molto in voga, però sicuramente in questo caso YouTube può essere una interessantissima piattaforma di lancio, e soprattutto il successo del crowdfunding è stato un grandissimo risultato, perché i ragazzi sono riusciti a dimostrare che si può fare qualcosa in Italia, basato sul fantasy, un prodotto interamente italiano, si può riuscire a ottenere qualcosa. Secondo me, io ho detto sin dall'inizio, sin da quella live di Victor Laszlo 88, lo scrissi nella chat, la cosa utile è proprio quella che esistono due puntate che sono state realizzate, perché non era neanche una richiesta di finanziare un progetto, di fare un crowdfunding di un progetto campato in aria. È un progetto solido, è un progetto stabile, è un progetto che esiste. E quindi, ragazzi, c'è questo. Come dicevo all'inizio di questo vlog, voglio fare una cosa un po' diversa, quindi più che invitarvi a fare pollice in alto su questo vlog, io vi invito ad andare sul canale di Too Little Mice, di guardare questa webserie, di guardare le puntate che ci sono in questo momento, di condividere il progetto Anime e sangue, la strada per casa, con i vostri amici, di parlare di questo canale con i vostri amici, di diffondere il più possibile. Adesso, come dicevo, in questo momento che sto girando il vlog, il crowdfunding è riuscito, quindi presto saranno girate le altre puntate. Non vedo l'ora, non vediamo l'ora, tutti noi che abbiamo sostenuto il crowdfunding, che vengano girate le altre puntate, e vi invito a far conoscere questo progetto. Se volete, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo progetto, che cosa ne pensate del fantasy, possiamo comunque costruire una discussione. Ma secondo me, appunto, questo progetto del fantasy, questo progetto di uno urban fantasy interamente realizzato in Italia, è qualcosa che merita tantissimo di crescere, e che merita di diventare una scintilla che possa lanciare questo argomento, che possa lanciare quest'idea che si possa fare urban fantasy in Italia. E insomma c'è questo, una cosa leggermente diversa dal solito oggi. Sul doobly-doo troverete il link al canale YouTube dei ragazzi, agli episodi,
alla pagina Facebook del progetto Anime e Sangue, la strada per casa, dategli un'occhiata e parliamone, fatemi un po' sapere che cosa pensate del progetto di Urban Fantasy, che cosa pensate del fantasy in generale, se anche voi avete sostenuto questo progetto, parliamone nei commenti o su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Bene ragazzi, io direi che ho concluso, per cui come sempre vi ringrazio per essere arrivati in fondo al vlog, vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere il vlog con i vostri amici, soprattutto di condividere il progetto Anime e Sangue, la strada per casa. E detto questo, come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!